C'è una domanda importante di un amico di Firenze che chiede perché dopo 11 anni di remissione il centro ha suggerito di abbandonare il follow-up avendolo dichiarato guarito e quindi di farsi seguire solo più dal medico di famiglia. Allora, qui esiste, allora, le scelte sono molteplici, come sempre ci sono i pro e i contro. Devo dire che gli inglesi tendono molto rapidamente, per esempio, a rimandare i pazienti al medico di famiglia, altri in Italia si tende intorno ai 5 anni per i linfomi potenzialmente guaribili, li mandano poi al medico di famiglia. In Italia c'è una politica più o meno variegata, può anche dipendere da quanto il centro abbia interesse anche a studiare, a mantenere il paziente in un follow-up. Peraltro, posso dire che 11 anni di remissione è giustificato se nell'ambito delle possibilità di quel centro hanno scelto questa politica. Non è una politica che può essere censurata o dire no, è sbagliato, bisogna assolutamente. C'è chi preferisce comunque tenersi il paziente almeno una volta all'anno comunque. C'è anche chi dice che in realtà è sbagliato tenere a lungo perché in questo modo si mantiene un legame, una ferita aperta, per cui ci sono anche alcuni psicologi che sostengono che invece che il paziente dovrebbe essere incoraggiato a non farsi più vedere se le cose, le possibilità di rete. Per cui è un dibattito molto molto ampio. Io credo che non sia sbagliato, diciamo così, anche se noi in genere, come sempre, cerchiamo di avere un dialogo col paziente, cioè cerchiamo di metterci d'accordo con lui, con quelle sono le sue esigenze, le sue necessità, insomma, per cui, però non siamo in una cosa fuori dal senso.